Buongiorno ragazzi, bentornati in questo nuovo video dove faremo il pagellone di Napoli-Ajax, di Ajax-Napoli, scusate, giocata ieri. Dobbiamo fare le pagelle, abbiamo fatto l'analisi della partita nel complesso e adesso andiamo nel dettaglio giocatore per giocatore. Prima di cominciare, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche se non l'avete già fatto, così restate aggiornati sui contenuti e andiamo direttamente nel pagellone. Allora, Meret. Diciamo solamente che per il risultato che è uscito e per la partita che il Napoli ha giocato, i voti sono alti perché devono essere alti, sono partite che vanno celebrate e sono elogi che vanno fatti quando vengono giocate questo tipo di sfide e vinte 6 a 1, i voti devono essere per forza alti. Non ci sono insufficienze, ovviamente, ci sono tanti 7 e fioccano gli 8. Partiamo da Meret. Meret, 7 pieno, comanda la difesa, un paio di uscite, un intervento su un tiro da fuori area. Sul gol non può fare niente perché è un gol fortuito a centro area. Può far ben poco, però un Meret attento, un Meret che esce sulle palle alte e un Meret che comanda la difesa e che si è preso la porta del Napoli. 7 pieno. Di Lorenzo, 7 e mezzo. Partitone del capitano con un gol e con corsa e spinta in avanti continua. Una grandissima partita di Di Lorenzo. Svetta di testa come il miglior Marco Materazzi a centro area. E ci porta sul 2-1, fondamentale di Lorenzo. Rachmani gli diamo 7, così come lo facciamo in doppia. Rachmani Kim 2-7. L'unica cosa che non è che non mi è piaciuta, ma i primi 15 minuti comunque siamo stati un po' disordinati, ma poi abbiamo fatto un partitone di quelli là in stile dominio assoluto. Quindi 7 a tutte e due, Kim e Rachmani la coppia centrale. Olivera chiamato in causa dopo un bel po' di panchina perché Mario Rui, togliere la fascia a Mario Rui è difficile. È difficile, io l'ho detto nel video dell'analisi della partita, molto probabilmente Olivera è stato scelto perché forse per risparmiare Mario Rui e tenerti Mario Rui per la sfida a Napoli contro l'Ajax. Ma anche perché l'allenatore dell'Ajax nelle varie interviste pre-partita aveva preannunciato di dover marcare come si deve la fascia sinistra con Mario Rui e Kvaratskhelia. Quindi ha cambiato l'interprete, non cambiando il gioco del Napoli, e l'ha vinta Spalletti. Comunque, Olivera 7. Frezzambo, Anguissa 8 perché è il dominatore del centrocampo. Recupera palloni, imposta quando deve impostare, ha lanciato Zielinski a rete, assist per Raspadori, due assist, tantissima corsa e la calma olimpica che lo rappresenta. Anguissa è il centrocampista perfetto per questo gioco, per questo Napoli ed è il più grande acquisto del mercato di giugno avendolo riscattato. Anguissa 8. Lobotka 7,5 a Lobotka perché si è preso il centrocampo del Napoli. Stava arrivando anche, secondo me, ieri sera poteva segnare. È arrivato davanti alla porta dopo 25 metri di corsa recuperando la palla a centrocampo. Io mi sono detto: tira, tira, punta la porta, invece l'ha passata. Poi a Raspadori, mi sembra, sì, a Raspadori che l'ha buttata un tantino fuori. Ma in quel momento, secondo me, nemmeno Raspadori si aspettava il passaggio. Comunque, Lobotka, il nostro geometra del centrocampo, 7,5. Zielinski, 7,5 anche a lui, un gol fatto, tantissima qualità. E l'abbiamo visto anche coprire il ruolo di regista alternandosi con Lobotka. Zielinski è maturato, a differenza dell'anno scorso, è un altro calciatore. Rinato e forse proprio il dualismo con un altro giocatore tecnico con Fabian lo penalizzava. Adesso che
Un giocatore tecnico Zielinski, Anguissa recupera il pallone e fa tutto quello che deve fare. Lobotka che dette i tempi. Il Napoli ha il miglior centrocampo della Serie A, secondo me, con Lobotka, Zielinski e Anguissa in questo momento. Quindi Zielinski 7,5. 7,5 a Quara per cuore, grinta, aver provato il gol molte volte ed è arrivato il 5-1 con un grandissimo gol alla Quara, dribbling ubriacante, si infila in area e la mette sul palo lungo del portiere. È da considerare anche che aveva mezzo piede perché la caviglia era dopo la botta alla caviglia e poi ha chiesto il cambio ed è uscita. Kvaratskhelia ha tanto cuore ed è il grandissimo campione del Napoli, secondo me il più difficile da sostituire in caso lo si deve. Io spero che gioca tutte e 50 le partite di quest'anno. Impossibile, però dobbiamo trovare un'alternativa ad un Napoli senza Kvara, almeno un paio di partite, perché non le può giocare tutte. Kvara 7,5. Arriviamo a uno dei migliori in campo. Raspadori 8, un momento magico. Gol in Champions, gol in Serie A, doppietta in nazionale, triangolazioni perfette, movimenti fatti come si deve. Io dissi, ahimè, che 35 milioni al Sassuolo erano tanti, perché il Sassuolo è sempre stato una bottega cara, ma visto ciò che ha fatto Raspadori anche solo gli ultimi 15 giorni. Dico che se abbiamo pagato Lozano 50, 35 milioni Raspadori è regalato. Adesso, oggi come oggi. Comunque Raspadori 8 ed è un grandissimo momento e secondo me difficile scegliere i migliori in campo, ma dico Raspadori, Anguissa, Di Lorenzo, i tre migliori che hanno spiccato. Poi ci sono i panchinari, entrano dalla panchina Dombélé, Elmas, Simeone, Gaetano e Zanoli. 6,5 a Gaetano e Zanoli, diamo un 7 a Simeone perché comunque il 6-1 è targato Ciolito, si trova sempre lì, 2 su 3 le butta dentro, una sì, una no, la butta sempre dentro, è il senso del gol, ha un grandissimo movimento, lo peschi dovunque e da qualsiasi parte del campo se gli lanci il pallone. Lo sapevamo, grinta, cuore e attaccamento alla maglia. Simeone e Raspadori sono venuti a Napoli perché volevano venire a Napoli e volevano il Napoli. Ed è di questo che abbiamo bisogno. Quando si compra un giocatore, deve volere il Napoli, non c'è niente da fare. Perché se lo vuoi, qualsiasi squadra, anche se tu vai da un'altra parte, devi volere la squadra dove vai per poter dare il 100%. Comunque, Dombélé. Diamo un 7 a Dombélé perché assist per il gol di Simeone e ha preso anche una traversa per un possibile 7 a 1. E quindi Dombélé sta rientrando pian piano e sta scalando le classifiche del centrocampo perché è un grandissimo calciatore. Io ho fatto la reaction in passato quando l'abbiamo preso e sono rimasto così sbalordito perché, visti gli highlights da YouTube, ho detto: porca miseria, questo è un grandissimo calciatore. E diventerà un grandissimo calciatore. Deve ancora mettere minutaggio e confidenza nei suoi mezzi, però tantissima qualità anche ieri sera. L'assist per Simeone è un qualcosa di assurdo. Dombélé ha visto una linea di passaggio che non l'avrebbe vista nessuno perché stava girato così. Cioè, stava girato verso l'out di sinistra e ha visto Simeone che partiva dietro al difensore e gli ha dato un pallone con un esterno destro che devi essere solo un centrocampista con una grandissima visione di gioco per fare quel passaggio. Quindi, Dombélé, un 7 a Dombélé e un 6,5 anche a Elmas. Gli entrati sono arrivati comunque a partita già chiusa. Ha sfigurato, anzi, abbiamo cercato anche di incrementare il risultato, che ripeto, se finiva 8, 9, anche 10 a 1, il Napoli non avrebbe rubato niente. Cioè, il Napoli ieri sera era straripante, ci siamo mangiati 4-5 palle gol nitide e insaccate 6. Che cosa vogliamo dire più? Però
diamo un grandissimo. Non voglio dare un 10 perché non lo voglio dare ancora, però do un grandissimo 9 a Spalletti perché l'intuizione di Lozano, cioè io per come stava giocando Politano l'avrei rischiato Politano. E invece si presenta con Lozano tornato dall'infortunio e Lozano diventa la spina nel fianco della difesa avversaria con scatti contro scatti, dribbling in continuazione. Loro si aspettavano un Napoli migliore a sinistra e che giocasse più a sinistra, e invece noi abbiamo giocato più a destra con un Lozano che per 90 minuti ha tenuto la difesa avversaria in scacco. Quindi 9 a Spalletti per la scelta di Lozano, per l'intuizione di Olivera, che forse è dettata, ripeto, dalle conferenze stampa dell'allenatore dell'Ajax. E poi Raspadori va confermato al centro dell'attacco. Per me è incredibile la crescita giorno dopo giorno di questo ragazzo. È un Napoli che ha un'età media che si è abbassata. Abbiamo abbassato il monte ingaggi, ha fatto uno squadrone che è molto più forte dell'anno scorso. Che cosa vogliamo dire? Io ho fatto già mea culpa su alcuni colpi di mercato che sembrava che non mi piacessero, oppure che forse erano troppo poco, a mio avviso, a luglio. Però poi col senno di poi dobbiamo anche dare atto al presidente, a Giuntoli soprattutto, che ha creato una squadra di dimensioni enormi e di margini enormi, con una crescita, con un margine di crescita esagerato. Quindi fa ben sperare per il futuro. Ci godiamo questo 6-1. Questo era il pagellone del Napoli, ragazzi. Iscrivetevi al canale, non dimenticatevi di attivare la campanella se non l'avete già fatto. E ci vediamo nel prossimo video. Sempre Forza Napoli. Ciao.